Buongiorno ragazzi, siamo alla West Union CrossFit, sono Girelli Giuseppe, oggi è martedì 24 luglio e vediamo il lavoro del giorno. Il primo lavoro del giorno sarà la ricerca di un massimale su 5 rep di push press, quindi un 5 RM push press. Cosa faremo dopo un riscaldamento generale? Andremo a lavorare una fase di warm up per il riscaldamento delle spalle. Quindi faremo 10 rotazioni con braccio destro, back and forth, avanti e dietro, 10 rotazioni con braccio sinistro, back and forth, avanti e dietro. Poi lavoreremo con una kettlebell, andremo a lavorare 5 press with kettlebell col braccio destro, with press con kettlebell con braccio sinistro. Una volta fatto le 5x5 in press, faremo 5 push press sempre con la kettlebell braccio destro, 5 push press sempre con la kettlebell braccio sinistro. Una volta riscaldato questa fase, andremo a partire da bilanciere vuoto e con circa 20 minuti di tempo andremo a ricercare le 5 RM di push press. Questa è la prima fase del giorno. Poi andremo a fare un lavoro a team di 2, I go you go, dove lavoreremo da 10 a 1 ripetizioni di thruster intervallate da 100 metri di corsa. Prima di dare il cambio al compagno dovremo performare il total round. Cosa vuol dire? Che partiremo da 10 thruster a un thruster. Cosa faremo? Anche qua avremo il modo di scalare il peso per quanto riguarda gli avanzati e i beginner. Quindi per gli avanzati avremo un peso sul bilanciere di 60 kg per l'uomo, 40 kg per la donna. Per gli intermedi andremo a lavorare invece squat clean e lavoreremo a 50 kg per l'uomo, 32,5 kg per la donna. Per i beginner sempre squat clean, dove avremo 40 kg di peso sul bilanciere uomo e 25 kg di peso sul bilanciere donna. Cosa proveremo in questo WOD? Proveremo a performare unbroken le ripetizioni sui thruster e le ripetizioni touch and go per quanto riguarda gli squat clean, sapendo che alla fine del nostro round avremo il tempo di recupero per quanto riguarda il lavoro del nostro compagno. Proveremo a chiudere il round nella maniera più veloce possibile.